Andiamo ora in diretta nella nostra consueta finestra per parlare di sanità e lo facciamo con l'ex assessore regionale alla sanità e capogruppo del PD in regione Silvio Paolucci che vedete inquadrato. Buon pomeriggio consigliere. Buon pomeriggio a voi. Allora, noi l'abbiamo disturbata lì dove si trova a Campo di Giove perché lei ha lanciato un allarme molto importante in vista della prossima stagione autunnale, che è anche quella della campagna per le vaccinazioni anti-influenzale. Mancherebbero 248.000 dosi di vaccino, è così? È assolutamente così. Ho voluto reperire le informazioni con un accesso agli atti che ho inoltrato all'ARIC, ovvero a quella struttura della Regione Abruzzo che conclude le gare relative ovviamente al sistema sanitario nazionale, e dall'accesso agli atti risulta che questa regione insieme alla Basilicata non ha attualmente le dosi sufficienti ad affrontare la stagione di prevenzione legata all'influenza, ed è un fatto molto molto importante perché in qualche modo, sia pure indirettamente, ha a che fare anche con il tema dell'emergenza Covid. Ecco, a che fare col tema dell'emergenza Covid? Perché? Spieghiamo bene, perché ovviamente un vaccino che nulla ha a che fare con il coronavirus, con l'emergenza che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi, che però in qualche modo riguarda comunque il sistema sanitario abruzzese per una influenza che presenta gli stessi sintomi del Covid-19. Indirettamente, perché in realtà, come ormai si è a conoscenza, il Covid insiste in modo più grave rispetto a quelle persone che hanno serie di fragilità, cioè di ulteriori situazioni che possono creare ulteriori svantaggi. Nel caso di specie ovviamente c'è la raccomandazione per le persone fragili, che poi sono tecnicamente definite le cosiddette popolazioni target e obiettivo, dagli anziani a tutto ciò che è già previsto per quanto riguarda la campagna del vaccino per l'influenza. Ecco, è bene che in quest'anno, in questa annualità, in questo autunno ci sia una corposa campagna per la vaccinazione per l'influenza, per non incorrere ovviamente nella somma delle patologie. Questo è innanzitutto il principale problema. Io ho rilevato dall'accesso agli atti che non solo questa regione non ha chiesto quantità in più come hanno fatto altre regioni, ma la cosa più grave, davvero questa è grave, è che non vi è stato alcun atto fino al 22 luglio di programmazione e linea di indirizzo da parte del Dipartimento alla Salute e dell'Assessore alla Sanità. Ovvero le ASL hanno concluso il loro monitoraggio per quanto riguarda il fabbisogno delle dosi a fine di giugno, la delibera della giunta regionale di Marsiglio, il presidente Romano, è appena del 14 di luglio e il 22 di luglio hanno comunicato all'ARIC il quantitativo che doveva essere oggetto della gara. Ecco perché siamo in gravissimo ritardo ed ecco perché uno dei lotti è andato deserto con un quantitativo manchevole di 148.000 dosi e peraltro per uno dei vaccini più importanti. Ecco, lei con gli atti di cui ci racconta ci spiega i ritardi a vostro avviso della giunta regionale. Ricordiamo, il 1° ottobre partirà la campagna vaccinale in Abruzzo, oggi è il 21 agosto, che cosa significa alla luce di quello che ci ha appena detto, anche in base alla sua passata esperienza di assessore alla sanità? L'Abruzzo cosa dovrà fare per appunto andare a colmare questa mancanza di dosi di vaccino? Adesso l'ARIC sta correndo ai ripari, evidentemente con le procedure di legge, cercando di reperire le dosi che attualmente mancano. Ma quello che io sottolineo è il ritardo con il quale si è pervenuto all'atto di indirizzo in un anno così importante, su un tema così importante, e nulla mi fa sperare, anzi le notizie, farò un secondo accesso agli atti adesso, che non ci sia il ritardo, io credo purtroppo il contrario, che c'è ritardo anche su questo, nella collaborazione con il mondo della scuola. Ecco perché occorre che Marsiglio sia rapido, non solo nell'aumentare gli stipendi ai manager e ai dirigenti, non solo nel tagliare le risorse purtroppo del master plan che già si è consumato, altro atto davvero molto grave, ho potuto rilevarlo anche in questi giorni sull'Alto Sangro, una delle zone che insieme
altre zone d'Abruzzo ha avuto un afflusso consistente quest'anno, anche dovuto al turismo di prossimità e legato a questa stagione, ma sulla questione delle vaccinazioni per l'antinfluenzale, delle prevenzioni, le misure da portare oggi immediatamente in campo e in atto anche per la riapertura dell'anno scolastico, credo che debba correre molto più velocemente di quanto finora non abbia fatto. Infatti noi denunciamo che sia stato totalmente fermo e in gravissimo ritardo questo tema. Prima di salutarla Palucci, le voglio fare una domanda sulla gestione dell'emergenza Covid in Abruzzo, perché nella videoconferenza delle regioni che ha preceduto l'ordinanza del Ministro della Salute Speranza, che appunto sospende tutti gli eventi estivi almeno fino al 7 di settembre, l'Abruzzo era tra quelle regioni che chiedeva misure meno restrittive, meno appunto importanti, accogliendo ovviamente il plauso dei gestori dei locali e degli organizzatori di eventi. Secondo lei, lei come giudica la posizione dell'Abruzzo e l'ordinanza del Ministro? Purtroppo io giudico che la posizione del Presidente Romano Marsilio sia esclusivamente legata alla strumentalizzazione in un dibattito di politica nazionale. È agli ordini della Meloni, è agli ordini della coalizione Lega Fratelli d'Italia, però non per il governo della nostra regione e degli interessi della nostra regione, ma per un dibattito che viene appunto strumentalizzato per un confronto, un conflitto a volte su scala nazionale. Il risultato è che in questi 18 mesi noi non abbiamo avuto nessuno dei di più che lui aveva promesso in campagna elettorale, sulla sanità fermi, sulle vaccinazioni, il piano della prevenzione molto fermi, siamo veloci nell'aumento degli stipendi e velocissimi nella polemica con il governo, ma che è funzionale alla Meloni, non agli abruzzesi. Basta solo ricordare che è notizia di queste ore, ieri lo ha data l'ANSA, ma non è, si può trovare su ogni sito, che noi siamo credo la seconda regione per indice RT famoso, col quale abbiamo cominciato purtroppo a convivere in questi mesi, che riguarda appunto l'indice di trasmissibilità e quindi di diffusione del virus. Cioè il tema è, per esempio, c'era davvero bisogno di un'ordinanza che consente a centinaia di tifosi di vedere qualche allenamento a Castel di Sangro e poi di non avere le misure per la prevenzione sulla vaccinazione, o per esempio con il mondo della scuola che presto riaprirà il 14 di settembre le sue porte alle famiglie e soprattutto ai bambini e ai ragazzi? Questa è la grande domanda, cioè in questa regione a mio avviso si sono invertite le priorità. La prima delle priorità di Marsilio è essere in qualche modo utile alla Meloni e a Salvini per aprire continuamente un dibattito, un confronto politico nazionale. L'ultima della priorità è il governo dell'Abruzzo e degli abruzzesi. Sì, giusto per completezza di notizia dico che l'indice di RT, quello di trasmissibilità del Covid, è a 1.33 in Abruzzo, peggio dell'Abruzzo solamente la Sicilia. Grazie Silvio Palucci, capogruppo del Partito Democratico in Regione Abruzzo, buon pomeriggio, grazie per essere intervenuto. Grazie a voi, grazie a voi.